PSVR 2 sta arrivando. Il nuovo visore di Sony sarà disponibile tra qualche mese a partire dal 22 febbraio 2023 e i dettagli in merito all'hardware iniziano a farsi sempre più concreti. L'ultima notizia riguarda proprio il SoC dedicato del nuovo headset VR di Sony che verrà prodotto da MediaTek, una novità interessante per diversi motivi. MediaTek è un'azienda che fornisce chip per vari dispositivi, in particolare i SoC, System on a Chip, che sono componenti molto diffusi su dispositivi compatti, dove l'ottimizzazione dello spazio diventa un fattore fondamentale. Un SoC, infatti, non si limita a contenere un processore, ma anche una GPU integrata e tutti quei chip normalmente presenti su una scheda madre, come quelli che si occupano di controllare la RAM, il Wi-Fi e il Bluetooth. Durante il suo Executive Summit, la compagnia ha quindi svelato che si occuperà di produrre il SoC all'interno di PlayStation VR 2. Nonostante l'attuale presenza di chip MediaTek all'interno di una grande varietà di prodotti e dispositivi, il chip annunciato sarà il primo SoC dell'azienda ad essere montato all'interno di un vero e proprio visore per la realtà virtuale. Non sono stati condivisi molti altri dettagli, ma la presentazione è stata fortemente incentrata sul nuovo visore Sony. L'annuncio conferma quindi anche le indiscrezioni che si erano susseguite nei mesi scorsi. Già a maggio, l'analista Min-Chi Kuo aveva ipotizzato che l'headset di Sony sarebbe stato supportato dalle tecnologie a marchio MediaTek. Secondo le informazioni condivise da Min-Chi, la produzione dei SoC per PlayStation VR 2 sarebbe partita già nella seconda metà del 2022. Inoltre, l'annuncio di MediaTek rende più credibili anche altre indiscrezioni fornite dall'analista, che ha parlato del coinvolgimento di Goertek per l'assemblaggio e di SDC, ovvero Samsung Display, per i pannelli OLED. Per MediaTek invece questo rappresenta un enorme passo avanti, considerando che gran parte dei dispositivi per la VR, dai visori standalone a quelli che richiedono una connessione ad un PC, fa attualmente utilizzo dei chip di Qualcomm, leader del settore. Il primo PlayStation VR è stato infatti uno dei dispositivi che ha contribuito in maniera preponderante alla diffusione della realtà virtuale nel mercato consumer e l'ingresso in campo di un'altra compagnia per la produzione dei chip del suo diretto successore è sicuramente un punto di svolta. E voi siete pronti per l'arrivo a febbraio di PlayStation VR 2? Fateci sapere la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire multiplayer.it sul sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!